Amiche e amici di Generiamo Salute, buongiorno. Benvenuti a questa serie di clip dedicate a chi sta affrontando in questo momento in prima linea questa epidemia Covid-19, in particolar modo ai farmacisti. Abbiamo qui con noi la dottoressa Paola Gandini, che è una delle tre titolari della farmacia Achillea di Garello, che è in provincia di Pavia. Dottoressa, io la ringrazio di essere intervenuta, di averci concesso questa intervista. Mi rendo conto che è un momento un po' particolare. Tra l'altro, la dottoressa vedete in farmacia, nel retro della farmacia. Grazie a voi. Io comincerei subito con due domande. Innanzitutto, se può farci una panoramica di quella che è la situazione attuale che sta vivendo in questo momento. Allora, la situazione dal mio punto di vista è abbastanza variegata, nel senso che io vivo in una zona e lavoro in un'altra e c'è molta differenza tra le due zone. E nella zona in cui lavoro il contagio è avvertito meno. In paese abbiamo allo stato attuale 4 contagiati sicuri, certi. Nel paese dove abitano i miei, che è a un quarto d'ora da qui, ce ne sono 5, di cui purtroppo uno è deceduto. Nella zona dove abito, che è la zona di Cremona, purtroppo la situazione è molto più grave. E la percezione che abbiamo al momento è di tante persone anziane che stanno morendo da sole e velocemente, da un giorno all'altro, e adesso purtroppo anche tanti giovani. Però, ripeto, secondo me nell'area di Pavia Milano è un po' più limitata la cosa al momento. Non so se il picco deve ancora arrivare e c'è da aspettarselo. Non so, non abbiamo certezze da questo punto di vista. Bene. E se può farmi anche una panoramica di quelle che sono le difficoltà principali che incontrano lo svolgimento quotidiano del suo lavoro, dal lavorare, diciamo, estremamente protetti, ad altre piccole difficoltà che immagino in questo periodo si trova ad affrontare. Certo, allora la difficoltà maggiore che abbiamo tutti, credo, nella nostra categoria, quantomeno i farmacisti, è la mancanza di dispositivi di protezione, perché i dispositivi che abbiamo sono gli stessi da 2 o 3 settimane, viaggiamo con una mascherina. Fortunatamente abbiamo 2 o 3 persone che si stanno occupando di creare delle mascherine fatte in casa con del tessuto resistente abbastanza spesso e protettivo, le stiamo regalando perché le persone ce le portano, le regaliamo, quando vediamo qualcuno che arriva senza, piuttosto le regaliamo. Però purtroppo le mascherine serie, diciamo, chiamiamole così, sono irreperibili. Abbiamo in stand-by un ordine che dovrebbe arrivare tra una decina di giorni. Purtroppo abbiamo fatto un ordine dalla Germania, scoprendo poi che si trattava di una frode, quindi abbiamo avuto anche un problema di questo genere, e riceviamo quotidianamente centinaia di telefonate perché il problema maggiore adesso è quello, che giustamente vogliono proteggersi. Guanti siamo riusciti a reperirne, ma per quanto riguarda le mascherine, ecco, il problema più grande direi che al momento è questo, sia per noi che per le persone con cui veniamo a contatto. Perché anche sull'uscire per andare a fare la spesa, giustamente una persona preferisce per uscire avere la mascherina, come è corretto che sia, per protezione di se stessa e degli altri intorno. Altre difficoltà grosse non ne abbiamo, perché stiamo cercando di gestire l'impossibilità di recarsi dal medico di base tramite o WhatsApp o la mail, quindi riceviamo anche tante telefonate per quanto riguarda la modalità di fruizione della ricetta, quindi del ritiro del farmaco. Noi facciamo un servizio a domicilio, però purtroppo riusciamo a farlo solo per persone che sono impossibilitate a muoversi, perché non possiamo andare da tutti, perché siamo 2 per turno, è impossibile. E invece per quanto riguarda, insomma, il sistema di recupero del medicinale, della ricetta, per quello riusciamo a gestirci abbastanza agevolmente. Una volta che loro hanno capito come devono fare, ci organizziamo, ecco, diciamo così. E dal punto di vista emotivo, è chiaro che il lavoro, da quello che mi sembra di capire, è completamente cambiato, il lavoro del farmacista. Ci sono particolari difficoltà o si riesce comunque a gestire la situazione? Ma no, allora, parlando di questo paese, che è un paese di 3.000 persone, quindi insomma non è un paese enorme, loro ci prendono molto come punto di riferimento, chiedono consiglio e iniziano ad essere preoccupati. Prima
noi stessi abbiamo cercato di sminuire un po' la cosa, ma in senso buono, nel senso che credo che il nostro ruolo sia anche quello di non fomentare l'ansia e l'angoscia e la paura. Quindi all'inizio anche noi abbiamo cercato un attimino di minimizzare. Adesso, quando chiedono consiglio, ne chiedono, puntiamo tanto l'attenzione al fatto di proteggersi, ecco, cercando di arginare le ansie. Però devo dire la verità, fino adesso c'è stato un buon equilibrio. Abbiamo avuto una discussione sabato fuori dalla farmacia per la fila, perché sembrava che uno fosse passato davanti. Diciamo, un po' di nervosismo si respira, ecco, però presumo sia normale, siamo tutti un po' più sotto pressione. È chiaro, certamente. Senta, una curiosità, ha notato in questo periodo una sintomatologia prevalente, o meglio dei sintomi o delle patologie per cui i pazienti si recano più spesso in farmacia? Allora, noi abbiamo notato, dal mio punto di vista, un aumento delle cistiti, però in persone che lamentavano già cistiti ricorrenti. E secondo il mio punto di vista, il fatto di aumentare la sedentarietà, di rimanere in casa, ha un po' acuito quelle che sono magari patologie che uno presenta nei periodi di stress. Questo io è quello che ho visto. Grossa patologia respiratoria, di tosse, così le avevamo il mese scorso, ma non, dal mio punto di vista non trovo un aumento significativo in questo periodo. Senta, siamo quasi al termine di questa breve chiacchierata. Lei si sente di rivolgere qualche invito ai suoi concittadini, ai suoi pazienti? E se si sente, appunto, se può fare? Certo, sì, allora, io ho già fatto 2 settimane fa un video invitando la popolazione del paese, ma perché siamo stati sollecitati dai medici di base, a restare a casa, ma credo che ormai restare a casa sia trito e ritrito. Io quello che mi sento di invitare a fare è continuare a mantenere la calma e provare ad avere un pensiero positivo, nel senso non a guardare solo il negativo di questa cosa, ma pensare che ne verremo fuori di sicuro, e ci vorrà pazienza, tanta, e tutti più o meno siamo in difficoltà, perché chi è nel piccolo e chi nella grande difficoltà è difficile per tutti. E sento parlare tanto dei bambini che sono in difficoltà, credo anch'io che i bambini siano in difficoltà, ma per l'adulto, dal mio punto di vista, è ancora più complicato, perché l'adulto deve gestire se stesso, gestire il bambino e tutto quello che è intorno. Quindi quello che mi sento di dire è questo: cercate nei limiti del possibile di mantenere una quotidianità che vi create, non magari costante, cercando di variare le abitudini anche nel piccolo, in quello che si può provare a fare in questa situazione, e ritagliatevi del tempo, magari anche tardi la sera se non dovete andare a lavorare il giorno dopo, per prendervi un attimo e respirare. Questo è quello che cerchiamo di fare noi a casa mia, dove la situazione comunque non è semplice, perché con 2 bambini e il lavoro dietro e tutto, non è una situazione di sicuro facile da gestire. Si arriva la sera stanchi e spesso nervosi. Cerchiamo tutti di ritagliarci un po' di tempo, e che sia un tempo nella negatività abbastanza positivo. Bene. Dottoressa, io la ringrazio, lei è stata gentilissima. La ringrazio a nome mio, chiaramente a nome di tutta l'azienda e del nostro sito Generiamo Salute. E voglio ringraziarla per il lavoro che state facendo tutti voi farmacisti per noi. Grazie, dottoressa. Grazie mille, grazie a voi.